Ciao Popolo Lega Nerd, io sono Gabriella e benvenuta al primissimo appuntamento con il Nerd Book Club, appunto una rubrica dove vi consiglieremo una serie di letture che sono capitate, per sbaglio oppure no, sul nostro comodino. In occasione dell'arrivo della serie TV il 23 aprile su Netflix Shadow and Bones, Tenebre e Ossa, oggi parliamo del Grishaverse, o meglio della trilogia del Grishaverse creata da Leigh Bardugo. Eccoci qua. Ma prima di partire ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd, attivare la campanella se volete restare costantemente aggiornati con i nostri video. E adesso è tempo di lettura. 42. Il Grishaverse Saga Fantasy Young Adult, creata da Leigh Bardugo, viene pubblicato per la prima volta nel 2012 con il primo libro Tenebra e Ossa. Esattamente quello che poi presta il titolo anche alla serie TV. E si compone di altri due libri, Assedio e Tempesta, Rovina e Ascesa. La serie è arrivata da noi in Italia tra il 2020 e il 2021 con libri Mondadori. Inoltre il mondo Grisha si compone anche di due duologie. Quella dei Corvi, Sei di Corvi e Regno Corrotto arrivati da noi sempre con Mondadori nel 2019 e quella di Nikolai Langstroth, personaggio che incontreremo nella trilogia e che si compone da King of Scars e Rule of Wolves, libri ancora inediti da noi d'Italia, usciti invece in America nel 2019 e nel 2021. Cronologicamente parlando, sia come pubblicazione che come ambientazione, la trilogia è ciò che definisce il mondo del Grishaverse, popoli, gerarchie e anche rivalità sociali e politiche. Al tempo stesso però la trilogia e la duologia non sono collegate attraverso i personaggi, ma solo attraverso il tipo di ambientazione, considerando anche che la duologia si ambienta qualche anno dopo gli avvenimenti della trilogia. Quindi tecnicamente potreste tranquillamente leggere la prima duologia e poi passare alla trilogia. Il mio consiglio però, anche per vedere il cambio narrativo nello stile molto più maturo poi della stessa Bardugo, è quello di cominciare dalla trilogia e poi andare avanti. Oggi infatti parleremo della trilogia e poi magari in un prossimo video parleremo proprio della duologia dei Corvi. Prima di tutto, chi sono i Grisha? I Grisha sono degli esseri che hanno la padronanza e la conoscenza della piccola scienza, una forma di magia associata a diversi elementi naturali come per esempio l'acqua, l'aria, il fuoco, l'ombra, ma anche per quanto riguarda la psiche. Proprio per questo motivo esistono diversi ordinamenti dei Grisha. Una cosa interessante in tutti i libri è che ci sono all'interno le cartine per potervi orientare fra le regioni nel mondo Grisha, ma anche gli ordinamenti del secondo esercito dei Grisha, in modo tale da tenere tutto a mente e non perdervi nulla. Sebbene molto potenti, comunque i Grisha sono particolarmente temuti e anche discriminati. I Grisha, politicamente parlando, agiscono sotto l'ordine del secondo esercito, sono guidati dall'Oscuro, il Grisha più potente di tutti, con una dinastia ancora più potente e importante, ma servono il re. Inoltre sono discriminati in altre nazioni, come vi dicevo prima, per esempio dai Fiardani, che infatti hanno un ordine, i Druschelle, che uccidono i Grisha, perché considerati streghe e stregoni e quindi meritevoli di morte. È ovvio che da questo punto di vista la saga vuole essere anche un po' una metafora del nostro mondo, anche perché culturalmente parlando tutti i regni si rifanno a una serie di popoli del nostro mondo. Per esempio il regno di Ravka, che dove è ambientata per lo più la prima trilogia, prende come ispirazione la Russia zarista, sia per quanto riguarda il linguaggio e i dialetti che sono molto importanti all'interno di questa saga, ma anche per quanto riguarda per esempio i costumi, i cibi, le bevande, la cultura. Tutte le nazioni confinanti col regno di Ravka, per esempio il regno degli Shu, hanno affinità con altri popoli, in questo caso l'Asia, gli Zemeni, l'Africa, i Suli, gli indiani. La trilogia è narrata dalla protagonista, Alina Starkov, classica ragazza comune, anche un po' anonima, che però non solo si scopre essere una Grisha, ma anche essere la chiave di volta per poter sconfiggere quello che è il male supremo del regno di Ravka, ovvero la Faglia, una coltre d'ombra oscura dominata da una serie di creature, è nata, per sbaglio, dagli esperimenti dell'eretico nero secoli e secoli prima. Di base la trilogia è un coming of age della nostra protagonista, che si ama e si odia a fasi alterne.
Alina si ritrova investita da un potere che non ha mai pensato di volere, ma che in realtà è da sempre albergato in lei. E se da un lato combatte con il peso delle responsabilità che comporta un potere del genere, dall'altro è anche un'adolescente e quindi si ritrova ad affrontare le classiche problematiche del mondo degli adolescenti. Inoltre, umani oppure no, il potere assume sempre una forma molto conturbante. Un fascino che spesso e volentieri conduce verso la cupidigia, l'avidità e che a lungo andare tende a distruggere completamente chi lo possiede. Il fascino del potere, il suo abuso, la sua corruzione che ci porta a diventare non più umani è una delle tematiche più affrontate all'interno della trilogia. Ma in generale anche l'avidità è una tematica che ritroveremo anche all'interno della duologia. Inoltre un'altra tematica molto interessante è quella del sacrificio a partire da Lina, ma che poi si andrà a rispecchiare anche su tutti gli altri personaggi. Eppure questo è un tratto distintivo del Grishaverse. Pur essendo un fantasy Young Adult, la lettura comunque molto piacevole e scorrevole e adatta veramente a qualsiasi tipo di lettore, quindi se siete dei lettori onnivori, secondo me è la trilogia giusta per voi. Indubbiamente rispetto alla duologia, la trilogia è molto più semplice, proprio a livello strutturale, nonché narrativo. Comunque la trilogia è stata scritta nel 2012 e la duologia nel 2019. È anche un tipo di lettura che scorre senza chiedervi assolutamente nulla, ma che al tempo stesso riesce a essere comunque impattante, quindi non è sciatta. Anzi, Leigh Bardugo ci tiene moltissimo alle sue descrizioni, ai dettagli, agli aggettivi. Anche da questo punto di vista, la trilogia è molto più semplice, nonostante comunque ricca. Già la duologia ha uno stile di scrittura molto più maturo, molto più profondo e anche più complesso. E lo si vede nelle versioni originali, quindi se approccerete questa serie in lingua inglese. Però le traduzioni italiane sono fatte veramente, veramente molto, molto bene, soprattutto per il grande lavoro che bisogna fare per quanto riguarda la terminologia creata dalla Bardugo. Il mondo costruito è interessantissimo, l'uso della piccola scienza, il modo in cui si adopera la piccola scienza è veramente accattivante. C'è un lavoro di world building impressionante e di questo bisogna dargliene atto a Leigh Bardugo. Inoltre nella sua semplicità i personaggi riescono comunque ad appassionare, ad accattivare il lettore. Ci sono anche tutta una serie di conflitti politici molto stuzzicanti e che hanno ovviamente uno sguardo nei confronti della realtà e dell'attualità. Ottima anche la caratterizzazione dei personaggi, in particolar modo quelli femminili. I miei preferiti sono Genia e Zoya. Rappresentano un femminismo molto interessante, sono personaggi incredibilmente indipendenti ma che soprattutto sono convinte artefici del proprio destino e quindi accettano a testa alta ogni conseguenza derivante dalle proprie azioni. In particolar modo Genia è un personaggio molto molto profondo che avrà anche un riscatto sociale particolare, soprattutto con una storia che si riallaccia a una delle problematiche più terrificanti del nostro tempo, come la violenza sessuale. Paradossalmente quella più fragile è proprio Alina, ma perché dal mio punto di vista è fin troppo dipendente da un altro personaggio, ovvero Mal, ragazzo orfano cresciuto assieme a lei di cui lei in realtà è segretamente innamorata. È molto facile negli young adult cadere in quelle dinamiche sentimentali un po' troppo stereotipate, troppo melense che alla fine della giostra vanno a influenzare negativamente un personaggio o più personaggi. Mal non ha una buona influenza su Alina, la va a influenzare troppo negativamente e questo si fa sentire soprattutto sul finale della trilogia, a mio parere il libro più debole dei tre. Non a caso tutto questo porterà ad una conclusione che ha fatto storcere il naso in più. Devo dire che è un personaggio maschile che ho veramente mal sofferto al di là di tutto quanto. Ma non perché sia un personaggio caratterizzato male, anche se pure qui ha dei cambi repentini nell'arco dei tre libri, ma soprattutto perché rappresenta una tipologia di giovane uomo ipocrita, incapace di vivere all'ombra della propria compagna. E che quindi se io non posso essere grande quanto te, automaticamente tu non puoi essere così grande e quindi devi scendere dal tuo piedistallo. Ho apprezzato invece tantissimo la scelta di un personaggio villain non bidimensionale, cosa non da dare scontata, e non a caso è anche il mio personaggio preferito. L'oscuro o il Darkling nella versione originale non è semplicemente il male. All'interno di questo personaggio albergano sentimenti diversi oltre alla mera sete di potere. C'è oppressione, frustrazione, rabbia. C'è un puro sentimento di rivendicazione della dignità di Grisha, fin troppo sottomessa nell'arco dei secoli. L'obiettivo dell'oscuro è sicuramente quello di liberare Grisha. Certo, appunto, il potere purtroppo dà la testa e come al solito il fine non
non giustifica il mezzo. I suoi non sono dei sanissimi principi, però già a differenza di Mal, vede Alina più come una sua simile, che come qualcuno da oscurare o da abbattere. Sebbene poi comunque alla fine della giostra voglia strumentalizzarla. E nel complesso della trilogia l'oscuro si mostra essere uno dei personaggi più complessi e anche più particolari, molto più profondi e umani di quanto uno potrebbe immaginare. Linea romantica a parte, un po' di sensual tension, il libro è molto contenuto e devo dire che comunque anche la linea romantica non è così abusata. La struttura letteraria è molto ritmata e c'è anche un buon uso dell'azione, soprattutto nel secondo libro, Assedio e Tempesta. In particolar modo gli ultimi capitoli sono dei veri e propri capolavori. Invece, come detto prima, purtroppo il vero tallone d'Achille è proprio la chiusura della trilogia, soprattutto per quanto riguarda il finale. In tutto il terzo libro si respira troppa stasi e poi il finale ti dà l'impressione di quando ci si innamora di un finale prima ancora di scrivere però tutto quanto l'arco narrativo. E anche quando hai scritto tutto l'arco, però ti rendi conto che quel finale non può funzionare, tu comunque lo inserisci. Peccato. In conclusione, se siete dei lettori onnivori e avete voglia di un bel high fantasy, leggero ma appassionante, con dei bei colpi di azione e anche dei plot twist interessanti, e siete anche persone che cedono facilmente al richiamo del fandom, beh, la trilogia dei Grish è sicuramente la saga che fa il caso vostro. La leggerete? Chi di voi invece l'ha già letta? Quali sono le vostre impressioni? Fatemelo sapere nei commenti, io vi leggo qui. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, vi ricordo di continuare a seguire Lega Nerd qui sul canale YouTube, sul canale Twitch e ovviamente su leganerd.com. Io sono Gabriella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!